Paolo De Santis, presidente dell'Ordine degli Ingegneri. Silenzio così, silenzio sottile durante la campagna elettorale, adesso sindaco fatto, assessori pure, consiglio pure, tutto è pronto, ma vi sta bene la situazione allo stato delle cose? Allora, silenzio sì. Noi siamo imposti un silenzio durante la campagna elettorale perché in questo territorio qualunque cosa si sarebbe detta in questo periodo veniva strumentalizzata. Quello che è mancato e manca ancora purtroppo sono le intelligenze per fare una ricostruzione rapida e veloce. Non ci si riesce a sedere intorno a un tavolo in modo serio e costruttivo. Quindi è stato silenzio perché non siamo disposti a entrare in... Questo fa parte del monito del codice etico, quello che avete lanciato. Un codice etico, sì, silenzio, perché a quel punto non siamo buttati nella mischia, perché tanto fermo stava e fermo sarebbe rimasto, perché è cambiato qualcosa. Il commissario e col sindaco, voglio dire, cioè mettendoli sullo stesso piano, a chi si fa riferimento oggi? Ma io guardi, io a questo punto sono 2 anni che ci sono tutte e due. Confronti seri sui problemi della ricostruzione io non l'ho mai avuti, proprio sedersi intorno a un tavolo a un full immersion dalla mattina alla sera, quali sono i problemi? Mai avuto. Ma non si riconosce la categoria in questo caso, perché poi si vive anche di incarichi personali, lei non ha incarichi politici, scusi la domanda specifica. No, non ho incarichi politici. Allora c'è questa anche, come dire, questa sorta di concorrenza anche con chi ha l'incarico politico, con quelli che giovano di incarichi politici. Ci sono due categorie, le sa. Guardi, questo è un aspetto molto controverso che meglio non parlarne in questo momento, credo io, perché ci sono troppe situazioni che forse andrebbero ad analizzare, ma diremo con la storia, un po' più avanti, quando le acque si sono calmate. Quanto tempo deve ancora passare? Perché arriva in città, vede tutto fermo, e soprattutto per i tanti turisti, no, che oggi vengono a vedere. Allora, uno dovrebbe dovesse spiegare, no, perché ci sono puntellamenti e basta. Ma allora guardi, i puntellamenti potevano essere necessari, saranno stati necessari, ma come tutte le opere fatte debbono essere monitorate e manutentate, quindi è uno degli aspetti. La ricostruzione fuori dai centri storici, sono 2 anni che abbiamo lottato per avere delle modifiche o ai decreti o anche far emanare dei decreti. Il decreto 27 porta quasi la mia firma per certi aspetti che l'ho scritta io, tutte le osservazioni, che è proprio il calcolo della superficie complessiva. Il problema è proprio questo, è che non ci si è mai seduti intorno a un tavolo in modo serio, ma perché forse secondo me, io ho un sospetto invece, che la mancanza di risorse finanziarie ha fatto sì che tutto passasse in secondo luogo, perché sono persone che sono state ben poi pagate. Alla fine anche lo stesso Barca, Mancurti hanno detto che le risorse ci sono, quindi magari può essere anche l'incapacità di gestire le risorse. Ma allora scusatemi, io vorrei chiedere al mondo politico di qualunque colore, perché a questo punto sono loro che debbono dare una risposta alla città, non io alla città. Scusate, i soldi ci sono. Allora, se i soldi ci sono, a maggior ragione qualunque politico attento e intelligente, perché io inizio a dire attento e intelligente, perché finora un po' di intelligenza non l'ho vista. Che cosa dovrebbe dire? Come si spendono i soldi? Si vede intorno a dove sono le criticità, si analizzano le criticità e si risolvono. Ma se lei dovesse puntare l'indice, no, e dire sì, vabbè, la colpa in parte è di, riuscirebbe a dare delle responsabilità dirette? Mi servirebbero 10 mani. Lo so, però voglio dire, il colore Cialente oggi le piace, le piaceva prima da vicecommissario nel Cialente 1, nel Cialente 2? Non esprimo pareri, mi piaccia o non mi piaccia Cialente, questo non è un problema mio, la città l'ha votato e quindi, perché è un problema poi personale, io parlo in qualità di presidente, non posso esprimere pareri personali. Il problema è un altro, Cialente sì, Cialente no, Chiodi sì, Chiodi no, Fontana sì, Fontana no. Allora dico, che cosa si riesce a fare per far partire questo territorio e far partire la ricostruzione? Se dare un ultimatum, questa è anche la chance del sindaco, no? Perché si mette alla prova come amministratore e non come vicecommissario, aveva già abbandonato, lo sappiamo. Che ultimatum sente di dare come categoria ma anche come tag? Ma ultimatum non do nessun ultimatum. Inviterei tutti a sederci intorno a un tavolo anche per 2 o 3 giorni e poi fare eventualmente riunioni con
continue per monitorare tutti i problemi. Io credo che bisognerebbe fare proprio un ufficio aperto sia ai cittadini che ai professionisti, agli enti, alle istituzioni, ma su tutto, dall'autonoma sistemazione, dalla ricostruzione, dal problema dei minimis. I problemi sono tanti, forse non si riescono a capire quanti e quali sono, che a questo punto bisognerà stare... Sì, secondo lei ancora si naviga a vista, De Santis? Totalmente. Non c'hanno neanche il GPS per andare in mezzo al mare. Stiamo veramente male, stiamo.